Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Amici di Lobby. Ci troviamo qui oggi, Orazio Cocte, me medesimo e il grande caro compagno, O un o sottoposto che non è sottoposto. giapponese ma è preso da Monster and Company. Mostrare il coppia, che poi è Esatto. or sottoposto, Però o da, non sottoposto. c'era già preso il sottoposto, ho detto Esatto, fa niente. È o sottoposto d'ora in poi, e libero di adesso questa siamo cosa. qui, fieri Siamo su e stravaldi. Injustice. Siamo Ovviamente tutti sull'account, conoscono più o meno il certo, il famoso gioco gioco dove sono compresi una maggior, buona parte dei supereroi della DC. più amati. Adi, Al momento, scusate, ma la scelta è scusate. sempre lunga. Allora, qui un attimo di scelta. Ah, io prenderei su Wonder Woman perché è la tua amichetta e perché la un'amichetta preferisce. mia. Che io vorrei un bello scontro femminile. Lo so che qui Ah! mi ricorda la zona del ghiaccio Killer Frost. del film appunto Frozen. Frozen. E qua bisogna. Io butto a Ah, caso, io il suo giustamente, non Metroid. essendo un Il esperto gioco. del gioco, ma anche del mondo in generale, dei fumetti, di questo tipo di fumetti, per me non fa Ok, re. nessuna differenza. Sempre pensato che con R1 si prendono gli oggetti da Dallo lanciare. scenario, a quanto ho Dallo capito, si lancia. scenario. Freccette giù su combinazioni tipo su giù Attiva quadrato fa tipo tagli! certe mosse, su giù triangolo fa certe mosse. Poi pure il testarte per le mosse, Non se potete vedere la vuoi. fantastica faccia di questa donna. E col cerchio hai una seconda abilità temporanea, tipo il Kaioken. Lo Ah, fai subito, ok. vedi? Ti farà il Kaioken. Fammi cerchio. Kaioken. E mo da carica al massimo c'hai un potenziale, cioè puoi fare più danno fare. Però questa era una bomba. Invece Ah, c'ho quindi hai uno ragione. spadino. Ti prendo lo spadino e ti falcio Ok, io come. ce l'ho spadino pure. Come te faccio? C'ho la Un pizza. rosbif. C'ho la pizza. Scusate. Un attimo, mi sono stabilito un attimo. Un po' seguo il controllo, non fa capire a sta mignotta. Chi Sente su comanda? cosa? Ma dove Oddio. stai? La nave di Ritorno al Futuro. Perché era lì? La DeLorean. Lorian. Macchina muscolare. E Attenzione, attenzione. taccio. Ma No, la no, hai Lorian. distrutto la nave. Tanto penso che La ritorna perché lui, siccome ritorna al futuro, tornerebbe al sì, vabbè, ma dai. futuro. L'ho distrutta comunque. Dai, Allora, dai le pizze per vai, vai che ti vendicarmi. falcio, vieni. Guarda, eccola che torna, vedi che E c'è. da rilancio. Ah no! Ma proprio tornare questo del Ah, futuro. quelli due, R2 fa la mossa finale, a quanto ho capito. Capito, io mi sto qui. Ecco, ma hai Aspetta un pensato attimo come. che non sa che deve questa. Questa che fa. Ah. Questa escluse il nemico, una sorta di morsa. Ancora? Non si dice. Adesso è Senti, felice. Wonder Woman, fammi vedere un po' lo slippino nuovo che cosa hai comprato. Chi Ecco, è? faccia questo che fa molto bene alla È la spada salute. in gola, gli ha Sì, questa è proprio brutta, rialzate che ti vedo proprio in difficoltà. detto. Ok, dai. Siamo pronti. Fammi. Io prendo cosa, vedo un po' delle mossine. Ti lancio lo spunino. E qua. Dì, mosse tu, non credo. Sì, sto provando qualche tecnica a Fammi caso. start. Di che c'hai? Giusto, destra X, U perché ti ammazzoni. Ok, mi piace questo, mi piace. I pugnali di ghiaccio. No, perfetto. Io Qua continuo con L1, B, l'infinito. prendi. Stiamo E sotto, ragazzi, stiamo lancio. ripassando perché adesso andremo online. Quindi. Mi Un po' serve di più che altro a me, riscaldamento non se ho vale. sottoposto Va, come il gioco lo funziona. Il conosce, no? gioco lo conosce, magari stare Superman. Fiero. Ah, le due frecce direzionali per spostarti velocemente. Ecco, Mamma mia. infatti, bella in faccia Guarda quello usato retta che lì. riprende, sì, Guarda, molto guardalo. contento. Non si può Contento. prendere? No, Scusi. non si può prendere, purtroppo. Sta lì a registrare. Poveraccio, lasciato da solo, immagino dal cameraman della Ti tutta prendo un testa della po' truppa. La la frusta. frusta e ti frusta un po'. La cosa risulta Non so, un un po' ambiguo, ma. erotica. Ragazzi, Però, insomma, non le due pensate signorine. che. Non pensate che io Ci non sia ci solo abbia quello. pensato. Ecco. Rodero! Il rodeo, Yeehaw! vedi? Vabbè, rotto il cazzo, non ti. Oh! Non è colpa mia. Yeehaw! Chi è? No. Questo è schifo. Niente, niente, Lo adesso la scudi. palla è a me. Oh mio Dio, sono No, parato. non. Come hai fatto? Come hai Non lo fatto so, a guarda non lì. morire? Io lancio coltelli. Ah, hai vinto per. Nascosto in un angolo. Ah, questa. Non si gira il culo questo. No, Oddio, dice. mi fa un po' impressione, che c'è un collo molto lungo se ci fai caso. Hai sbloccato altri cose. Beh, che bello. Tu giochi, torni a casa, hai dentro la play tua, non c'è Ok. niente, però c'hai i trofei, c'hai roba. Vabbè, roba.
Allora, eccoci qua. Siamo andati sull'online. Ok, quindi siamo pronti a giocare. A giocare. Speriamo che tutto vada bene. Adesso, il problema di questo gioco è che molta gente, come abbiamo provato, sottoposto sulla sua pelle, si ritira molto facilmente. Ma in caso di sconfitta. In caso di sconfitta attende il timerino che scade. ma ragazzi, non c'ha storia contro di noi. Assolutamente. L'unico problema, secondo problema, penso sia il primo, è che la ricerca dei giocatori dura parecchio. Una caterba. Molto. Come si dice qua? Una caterba. Quindi ora faremo alcuni taglietti per dimostrarvi. Anzi, niente tagli, mettiamo qui i secondi contabili. Facciamo l'altro sullo schermo. Quanto è durato il caricamento? Il video e facciamo la vocetta nostra tipo... Esatto, inizieremo da qui. Attenzione, abbiamo trovato. Fieri, proprio adesso, proprio nel momento che volevamo fare sta cosa. Vabbè, buono. Vabbè. Figuretta, okay, attenzione, ragazzi, ragazzi, fa arrivare l'avversario. Vediamo se sceglie Catwoman. Ma io prendo la mia cat. La sua cat donnona. Esatto. Prendo Metropolis e io appunto Atlantide. No, Atlantide no, merdosa, Atlantide. Attenzione, Se ci mettiamo i lati è finita, è perché finita. Stanno le valvoline. Ah, questo è 19. Pablo, livello 4, noi siamo fieri, non abbiamo l'esperienza. Esatto. Non abbiamo giocato siamo pronti, in altre occasioni, allora, ecco. Vediamo le scherme di lei, lui non skippa la frusta. E lei. A lei la skippiamo perché ci interessa. Esatto, a noi non ci interessa vedere lei. Ecco, possiamo vedere che lei sicuramente ha un po' più di agilità nei nostri confronti, ma guarda come evita, guarda come tira la... Sì, attenzione, perché questi sono i momenti cruciali in cui guarda si come studia l'avversario. Sì, perché io invece casco, eh? Esatto. Quindi attenta e come graffia. E guarda come... Ragazzi, questa è la tecnica migliore. Stare giù e fare... Allora. Fare un colpo verso le gambe per far cadere il nemico. Ma attenzione, lei risponde. Questa è... Iron Man 581 risponde agli attacchi del nostro sottoboto. Allora, andiamo per l'attacco. No, quello però. Il nostro sottoboto ovviamente è allora, sinistra. Situazione andiamo questa va di frustino, ma io ho il lazzo per le mucche. Esatto. Andiamo subito con la faia, un attacco. L'ha parato, attenzione, l'ha parato. Mi piace queste partite competitive. No, non ha preso, non ha preso. Sì, ha graffiato, il graffio fa male. Guarda come si nasconde perché sa che è R1. Con R1. Sì. Accidenti, ragazzi, questo è un avversario che è abbastanza forte. Pur avendo un livello... diciamo nella norma. Non pensavo che era così forte sinceramente, però adesso non scoraggiamoci, c'ho il lazzo da Rodero, esatto, quindi Cowboy. Sarò pronto a sfidarla. Abbiamo anche questa lente le mine, ok, perfetto, tu vai lì, è pronta all'attacco finale che ecco che l'ha sprecato come a distanza e tu muori, ecco fatto, perché ovviamente ci sta e noi mettiamo lo spadino e gli lanciamo lo scudino fiero quando può. Accidenti, l'ha mancata. Allora ragazzi, che, ecco, è quasi pronto il colpo finale. Ok, dai. La partita non è finita, perché dipende da come come te la giochi, insomma. Come te la giochi. Se lei scappa e tu vedi i secondi, ecco perché lei temporeggia, ragazzi. Qua bisogna andare all'attacco. Pazienza. Nel senso, guarda lei come cerca inevitabilmente di attaccarmi. Era tu. La tecnica è questa, ragazzi. Non dargli tregua, soprattutto nei momenti finali in cui c'è la possibilità, ecco, che lei utilizzi il tempo a suo. E noi qui la prendiamo. Pum. Come potete vedere, il tempo si blocca, è una cosa ottima, perché adesso possiamo ancora recuperare. E lo spadino al finale è perfetto. Purtroppo però siamo ancora un po' in difficoltà con la vita e... Ragazzi, un attimo di concentrazione. Sicuramente non finirà. E invece è finita. Attenzione. Bella partita, mi è piaciuta. Però è stata una bella partita in qualche modo. Sì, è piaciuta. Passeremo adesso... A me contro non si sa chi, probabilmente. Beh, sì. Perché se sottoposto ci ha stupito con le sue grandi abilità nel combattimento, ci deve far vedere ancora a lungo questa scena erotica che interessa a pochi. Ok, torniamo alla lobby. Ecco. E qua, voce velocizzata al massimo. Esatto. Punto. Adesso facciamo una scena bella, la cosa più originale. Muoio come la merda, già me lo sento. Dici? Capo che... Eccoci. Di nuovo. Un po' il caso chi sia il nostro nemico un'altra volta. In questo caso è Iron Man, ancora. È sempre lui? Sì, 581.
581? Sì, è sempre. Ah, Mattia, mi fa giocare. Ti do, sì, cedo questa il posto. È la rivincita. Questa, questo... attenzione, è la rivincita. La rivincita, ragazzi. Allora, la rivincita io le accetto volentieri. Le accetto volentieri perché sono. Sono un modo per ristabilire. Ma se li perdi, se ecco io. No, vabbè. Uno si spera che. Si spera. Devi dare perdere, insomma. È sicuro il quello del livello, sì, 19. No, ragazzi, ho visto stesso, livello 19. È lo stesso. Allora, sì. Il tuo nome, Iron Man, ecco là. No, quello della 581. Adesso vedremo chi è veramente chi il più è forte, perché adesso sì, ho capito, una può essere un po' di sconcentrazione, un po' di capito, di enfasi, ma adesso è il momento invece della concentrazione. Totale, guarda come va. Ha detto della come cerca di dai, qui ci voleva freccia verde, mio caro, qui ci voleva, c'è la freccia verde ci voleva. Che me frega a me. E tu muori. Eccolo. Il primo colpo sempre a Gianmarco, comunque se avete avuto la possibilità di vedere. Sì, sì, ma il primo colpo. Il nostro caro sottoporto. Quindi questo, continua a martellarlo, tenendolo all'angolo, attenzione. Questo, se giocate a questo gioco, questa è la posizione migliore, perché adesso lui non ha scampo, tu lo metti lì. Ecco, a meno che non faccia il colpo. E guarda come cerca inizialmente di andare all'altra parte. Niente, non c'è. Come cerca? Beh, diciamo che il suo orgoglio per non voler morire è molto potente, quindi bisogna onorarlo in questo. Oh, l'ha presa. L'ha presa la pedellata in faccia, però, lo stronzo. Esatto, hai il colpo finale, Gianmarco. Ricordati, non so, no, il colpo finale si va alla fine. Quando lui spreca gli ultimi inserimenti. Eccolo, attenzione, tenendo lontano, tienilo lontano, ottimo, sì, eccolo, via. Non c'è proprio il signor Mattia. Non voglio assolutamente, sai. Che ognuno ha. Orazio Cogito, ti dico, attento, preparati, perché una botta finale potrebbe esserci. Ragazzi, la vendetta è bella quando servirà, per il fatto freddo. Adesso andano a padellate, mi ricordo soltanto che così si fa. Ah, ok, la presa. Mancava 42, 41 secondi. Quindi è meglio. Ah, ma preso proprio in faccia. Sì, ma ragazzi, ma la tecnica è questa. Se lui continua a utilizzare le stesse mosse per tenere lontana la sua nemica, probabilmente per cercare di metterti all'angolo, ecco, adesso. No, ha recuperato all'ultimo. Adesso ragazzi, appena si alza, spadellata. Hai vinto. E adesso c'è la possibilità di aver vinto. Cioè, anzi, neanche c'è la possibilità, perché c'è ancora tempo. C'è ancora tempo. E lui ha ancora un po' di vita. Ma attenzione. Io voglio vincere per KO, ragazzi. A me piace quando si vince per KO. E proprio casco non lo prendi. Ha preso. Signore, ragazzi, attenzione, la partita. La partita si è riaccesa. Wiki. Ok. Ragazzi, la vita è leggermente a favore del nostro amico sottoporto, bisogna giocarsela bene. Allora, qui camperino all'angolino. Prendiamo lo scudino e glielo lanciamo appena qua. Ecco, non arriva a destinazione, forse è troppo lontano, bisogna che ti sistemi meglio qui. 14 secondi, Gianmarco, la vittoria è tua. Ma lui sta lì, non se ne è accorto che sta per non stare, se ne è accorto, guarda come si avvicina, saltando ovviamente. Ecco, e tu gli dai una padellata, gliene dai un'altra. E muore. La vittoria. E vince. La fortuna del principiante, ha detto. Ragazzi, io sarà secondo me la quarta partita che gioco a sto gioco. Quindi esatto. Per adesso va bene, poi si migliora. Adesso esatto. Lasciamo il pad finalmente al mio compagno. Al mio compagno, a sedere. Ora, è necessario che voi sappiate che io non ho giocato per molto tempo a questo. Terra Pippaccio, abbiamo capito. Ecco, sì, per farlo per me, dai. Quello. Samuele, ho poca dimestichezza con questi videogiochi, in particolare con i poteri di questi supereroi. Che sceglieresti? Io l'ultima volta ho scelto Lanterna Verde o Freccia Verde, giusto? Perché che lanci lo camperino, la distanza, per colpirlo. Proprio avanti camper e poi per il camperino lanciarsi. Esatto, perché purtroppo. Ragazzi, poi quando. Annuncio. Quando ti metteranno insieme i soldini, faremo una serie proprio dedicata al camperino. Cioè, proprio come cavolo fare il camperino. Andiamo a rosicare gli altri giocatori su dove? Su Black Ops, principalmente. Perché lo ricordate, che ha segnato sicuramente la vostra vita. Infanzia, nostra, quindi la nostra infanzia. Dipende, poi che è peccato. La vita. Sì, campino. Su Advanced Warfare è difficile, appunto, come ho detto l'altro video. È difficile. È complicato. Le mappe sono appunto fatte apposta. Però, c'è un modo, Comunque, noi siamo ancora qui, attendiamo un nuovo avversario, come ho detto, l'attesa è e cercheremo anche di velocizzare, ecco. Attendiamo. Ah,
Ragazzi, è sempre il nostro Aerosmith che torna al 5-8, probabilmente. Adesso però è il pad al mondo. È il pad adesso di Mattia, quindi non vi assicuro la mia vittoria, ma Mattia. Allora, mi servite di trovare Lanterna Verde. Eccolo qui, il nostro Lanterna Verde. Questa volta cambia personaggio e va per Batman. Attenzione. Ce la giochiamo con Torre di Guardia. Tanto dice sempre l'uno. È inutile, guarda, è indeciso, non sa, è impanicato. Ma perché anche qui si gioca tutto. Qui questo braccio, questo Asma pensa che affronterebbe un'altra volta un livello come il mio, invece sta affrontando. Vabbè, ma forse proprio per questo motivo lui sarà così angosciato che la vittoria arriverà presto e celermente. Infatti, te l'ho detto, camperino a sto gioco. Sì, ma non ho scelto Freccia Verde. Ah, quindi niente, cioè abbiamo lo scudino di cosa. Abbiamo la bellezza di Lanterna Verde, ma Lanterna allora, Zompetta, verde... Zompetta quello le petite. Ecco, Batman, Levita, diciamo, è il re dei punzecchiatori in questo. Che succede? Ha capito, si è abbandonato. Ha capito il terrore. Il terrore è il terrore che avrebbe dovuto portare Batman, l'abbiamo suscitato noi in lui. Vedi? E se n'è andato. E ci regala i punti, sì, ragazzi. E questo gioco, sì, se tu te ne vai, regala i punti. Oh, questo questa mi piace. È una cosa interessante. Così, poi se ci stanno in abbio i cosi. O ci sta anche l'acqua del bravo. Da punto vostro, ci dispiace, ma questo comunque ci porta da non avere... ci interessa, ragazzi. I puntazzi valgono più di voi. Tanto esatto, è una cosa esatto, di dimostrazione.